Notturnia, versi nella notte, questo è il titolo del reading di Lino Grimaldi Avino nei suggestivi scenari della kermesse dell'editoria meridionale a Castellabate. Tratti dalla raccolta Angusti Corridoi, l'autore ha disegnato immagini e colori nel paesaggio del centro storico. La notte è sola senza me, io sono unico e solo senza lei. Il nero è negativo, il bianco è un duca. Sono acceso, soffio e spento, come ora. Sono spinto. Cerco assonanze per passare il tempo. Divertimenti mentali, trip cerebrali, un loop senza fine. Il rosso è caldo e il bianco. Cos'era il bianco? Ah sì, il bianco è freddo. Una produzione poetica la cui musa ispiratrice è la notte, una notte diversa da quello che possono pensare gli altri, una notte portatrice di consigli e di riflessioni, uno strumento attraverso il quale esorcizzare le paure della vita, esorcizzare i traumi che spesso ci dà la vita, una notte che ci fa incontrare l'amore e le cose belle della vita. Ecco, che cos'è per lei la notte? Come diceva poc'anzi lei, è una musa ispiratrice prima di tutto, ma soprattutto la notte ha portato a me dei versi che io ho provato a mettere su carta con l'aiuto della musica, che è stata fondamentale a fare questa traslazione, a dare forma in un certo senso a quelle che sono le emozioni che erano libere. Io mi sento come se le avessi quasi catturate in un certo senso. Spero davvero sia così, che il bianco di questo posto appartenga solo a questo posto, perché se è vero che forse devo stare qua, non vorrei che in giro ci fosse questa stessa puzza di pensieri dissonanti. Lei diceva: scrivere per me senza musica non ha lo stesso valore. Stasera il maestro Botta magistralmente l'ha accompagnata nella lettura dei suoi versi e diciamo questo connubio tra poesia e musica è risultato vincente ed entusiasmante. La musica quindi è un'altra parte bella della vita, che le dà emozione, che le dà sensazioni particolari, così come l'amore, che traspare chiaramente dai suoi versi, perché la notte per lei non è qualcosa che fa paura. La notte è una compagna di avventure, è una visione differente della vita, forse più consapevole. Lei si rivede appunto in quello che sto dicendo, cioè per lei è la notte. Che cos'è per lei l'amore? L'amore che lei chiaramente stasera lei leggeva, chiaramente questo è molto bello, abbiamo visto che alcuni versi erano molto condivisi con la sua compagna di vita, sua moglie, che ecco, rappresenta anche quello che potrebbe rappresentare l'amore per chiunque altro, cioè uno scopo di vita, un qualcosa che ci dà emozioni e ci aiuta a vedere anche la vita in modo differente. Per me l'amore non è soltanto dell'amore inteso come uomo-donna. Nell'Aurora e il Crepuscolo che ho letto prima, è il sentimento che internasce tra la natura e le ninfe addirittura. Nella natura iniziano proprio a nascere i primi segni di cioè il primo amore, voglio dire, no? Come l'uomo che si innamora della notte, come l'uomo che si innamora dell'alba. L'amore tra uomo e donna è la cosa più facile da descrivere, in un certo senso. Riuscire a trovare anche l'amore in altri versi è molto più bello. Sono belle entrambe, ma trovarle anche in altre situazioni, diciamo che proprio allarga il cuore. E poi riuscirlo a fare, farlo con la musica, completa il tutto proprio. Anche perché poi i versi musicali che sono stati usati dal maestro Botta sono proprio quelli che io ho usato per scrivere.
che io ho sfruttato, io lo dico proprio, le ho violentate proprio questi versi musicali, proprio dicevo datemi le parole di cui ho bisogno. Ecco, maestro Ferdinando Botta, come nasce questo connubio, diciamo, professionale con Lino Grimaldi Avino e che cosa rappresenta per lei dare voce attraverso la musica ai versi di uno scrittore, di un poeta? Beh, noi ci conosciamo da sempre, e quindi abbiamo ascoltato anche, siamo stati amanti, diciamo, per citare lui, di alcune musiche che ascoltavamo insieme. Alcune le abbiamo usate stasera, io le ho suonate, ma insomma lui le teneva dentro per realizzare questa serata. Però io, insomma, riconosco nel mio amico Lino anche una grande ricerca personale, non solo umana ma artistica, estremamente profonda ed estremamente costante ed è difficile perché si sente. Io so che lui è un trovatore d'altri tempi, suonare con lui è stata un'esperienza unica, è un piacere veramente grande. Sulla finestra della mia stanza c'è una grata in ferro e da lì non può che entrare solo la luce, non può uscire la mia immaginazione che è prigioniera come me e sono prigioniero di me stesso nel momento in cui la mente si ferma sul gruppo. Il bianco è freddo, il rosso è caldo, la neve è tutta intorno, la vedo anche con gli occhi chiusi, ne vedo il bagliore. La notte è sola senza me, io sono unico e solo senza lei.